movimento cani sciolti. Nella vita faccio l'osteopata e la personal trainer. Da 3 anni a questa parte ho deciso di andare in piazza, perché tendenzialmente è quello che facciamo ogni fine settimana, per far vedere a chi non sa quello che succede agli animali, quello che appunto è, come ha detto giustamente Fabrizio, è tenuto nascosto, perché la maggioranza delle persone, esattamente come infastidisce nel vedere un cane che viene preso a calci, avrebbe lo stesso, la maggioranza delle persone, la stragrande maggioranza delle persone, la stessa reazione nel vedere quello che succede normalmente negli allevamenti intensivi. Jonathan Safran Foer, se niente importa, volevo leggere un pezzo di questo libro. Queste sono testimonianze che lui ha raccolto quando, diventando padre, si fece la domanda: cosa mangio? Chi mangio? E allora chiese a determinati allevamenti, mattatoi, di poterli visitare e nessuno gli ha risposto. Quindi gli è stato impedito di visitarlo. E quindi lui ha raccolto delle testimonianze di ex o allevatori o ex operai o comunque gente già dentro che l'ha portato dentro per vie traverse. Perché anche questa è una cosa importante, non ve lo fanno vedere, non vi fanno vedere quello che succede dentro. E questa è una testimonianza. Una volta la pistola per l'abbattimento è stata rotta tutto il giorno. Hanno preso un coltello e tagliavano il dorso del collo dei manzi quando erano ancora pieni. Quelli cadevano, tremando tutti, e li pungolavano nel culo per farli muovere. Gli rompevano la coda, li picchiavano così tanto. E la bestia piangeva con la lingua fuori. Possiamo partire con il nome. Questo noi teniamo di avere, esattamente come chi ha combattuto contro la schiavitù, chi ha combattuto per i diritti delle donne, chi combatte per la parità di diritti degli omosessuali, di ogni minoranza, chiamiamola, perché è ritenuta minoranza rispetto a quello che fa la maggior parte della gente. Ma dove è scritto che quello che fa la maggior parte della gente sia una cosa giusta? Questi sono animali che vi chiedono, vi chiederebbero: per favore, non mangiateci più. Non abbiamo fatto niente per essere imprigionati a vita, picchiati. Questo è il corridoio della morte di cui parlava Fabrizio, e si vedono questi animali con degli occhi che sicuramente non vedrete in nessuna oasi vegana. Io sono andata in visita a Dipoasi, sono andata in visita da Fabrizio nella sua oasi, alla fattoria delle coccole. Vi assicuro che questi occhi non li vedete. Vedete degli animali che, se non vi vedono per 3 mesi, vi corrono contro. Ai poasi vivono 3 maiali, Peppa, Alfred e Gorgo. Una volta era stata assente per 3 mesi. Sono arrivata davanti al recinto, loro si sono alzati di scatto, hanno fatto tutti i loro versi e mi sono corsi incontro. Come farebbe il vostro cane quando non vi vede per una settimana, per un mese. E la stessa cosa hanno fatto le mucche, che sono nel loro modo lento di incedere, Luna e Terra mi sono venute incontro a salutarmi. Questo, vedete, loro sentono le urla di chi sta dietro quella porta, che è un loro amico, che è un loro amico, perché loro hanno rapporti tra di loro. C'hanno individui che gli possono stare simpatici o gli possono anche non stare simpatici. Quindi proviamo ad immedesimarci, perché purtroppo queste cose sono capitate anche all'uomo, quindi non bisogna andare troppo lontano per pensare che anche a noi sono capitate o potrebbero ancora succedere se arrivasse qualcuno più forte di noi e decidesse con la prepotenza che è giusto farci questo. Questo non è un animale felice, nessuna morte, nessun assassinio può essere considerato un male necessario. Questa è la base del rispetto. Finché si considera l'uccisione di qualcun altro un male necessario, non andiamo da nessuna parte.
perché la base del rispetto parte dal più debole, da tutti questi animali che non vi potranno venire a dire grazie, grazie che hai fatto questa scelta per noi, che porti avanti la nostra voce. Non possono perché non vi vedono e non parlano la vostra lingua, ma lo farebbero sicuramente. Guardate, qua abbiamo la pistola, qua è il punto in cui gli sparano in testa, per poi poterli appendere a questi ganci, e dopodiché c'è la liungulazione, il taglio delle arterie e delle vene per levare l'affluenza del sangue al cervello e per svuotarli dal sangue. Guardate anche ovviamente tutte le modalità con cui trattano, oltre alla morte, che per assurdo la morte per questi animali è ahimè un momento migliore. Perché se io facessi una vita così, pregherei ogni secondo che qualcuno arrivasse in quel momento lì a tagliarmi la gola, a farmi finire di soffrire. Dopo che vengono storditi, vengono appesi alle zampe posteriori, a ganci, e in tantissimi casi sono ancora coscienti perché in questo caso abbiamo l'esempio di un lavoratore che parla di una pistola rossa, in altri casi comunque utilizzano delle modalità troppo veloci perché sono fabbriche, le chiamano fabbriche di smontaggio. Sempre in questo libro raccontano che Ford, per costruire la catena di montaggio delle macchine, ha detto lui stesso di ispirarsi ai mattatoi, perché diceva montare una macchina è il processo contrario rispetto a smontare una mucca. Quindi, l'elevato numero di capi da abbattere, che ripeto, sono individui, ognuno potrebbe avere un nome, la fretta che hanno li porta ad avere operazioni approssimative. Quindi, vanno al taglio della gola che sono ancora coscienti, lo vedrete nel video successivo. Vanno al taglio della gola che sono ancora coscienti, si dibattono. In certi casi chi gli taglia la gola per la fretta perché non lo sa far bene, non lo fa in una maniera efficace e arrivano al taglio delle zampe che sono ancora coscienti. Arrivano che gli tagliano la pancia che sono ancora coscienti. E questo non è un caso, un allevamento lager. Questa è la consuetudine degli allevamenti di animali da carne, animali per il consumo alimentare. Secondo me gli animali sono tutti animali da vita, non esiste. Come non esiste che in certi stati sia legale infibulare le donne, e lì è legale infibulare le donne. Qua è legale farci delle belle cenette, dei bei pranzetti, festeggiare la sick house con questo nel piatto. Queste sono le mucche a terra, che in un sentimento di compassione, la cosa che potrebbero almeno fargli sarebbe l'eutanasia, non gliela fanno. Perché sprecare risorse per un animale che non sarà più produttivo per niente e le lasciano morire così? Questi sono tutti animali vivi, in terra, agonizzanti, che cercano conforto, in certi video si vede avvicinando il muso di una all'altra, perché le mucche sono animali molto collaborativi, si allattano, si passano anche i loro bambini, i vitelli, una con l'altra per accudirli, sono animali miti. Ovviamente anche loro hanno i loro tra virgolette regolamenti di conti, ma una volta stabilita una certa gerarchia, come tutti gli animali vanno d'accordo. A di quasi convivono mucche, come anche da lui, convivono maiali, convivono pecore, capre, cavalli, e non c'è nessun problema. L'unico problema veramente lo crea l'uomo, è il problema. Dati FAO, quello che costa. Brasile conta 16 milioni di persone malnutrite ed esporta 16 milioni di tonnellate di soia per mangimi alimentari, 1000 kg l'anno per ogni individuo malnutrito, facciamoci due conti, se questi li investissero per dar da mangiare alle persone invece che per mandare al macello loro. Questi occhi non dimenticateli più perché sono gli occhi della vostra bistecca. Come diceva Fabrizio, se invece di un numero ci fosse un nome,
tutto il cellophane quando andate a comprare, chi va a comprare la carne, sarebbe molto più fastidioso. Io quando sono diventata vegetariana ormai 7-8 anni fa, iniziavo a essere in imbarazzo quando leggevo il numero macellato il giorno e pensavo, mio Dio, ma il giorno prima era vivo. Come lo sono io adesso che sto scegliendo il pezzo di un corpo di qualcuno che andrei ad accarezzare se conoscessi. Vi faccio vedere un altro video che riguarda la macellazione dei maiali. In alto, ok, allora questi sono i maiali degli animali definiti da chi ovviamente ha interesse a farli passare così come brutti, sporchi e cattivi, esattamente come è stato fatto per esempio con l'etnia, il popolo ebraico prima di sterminarlo, perché è molto più semplice prenderla, prendersela con qualcuno che si vede come brutto, sporco e cattivo. I maiali sono animali estremamente puliti che piuttosto che fare le feci dove dormono si trascinano anche quando sono affette da artrosi, questo si sa per le poche che sopravvivono e vanno nelle oasi vegane. Quando sono vecchi hanno anche loro i loro problemi alle articolazioni, piuttosto che fare pipì e cacca dove dormono si trascinano fuori e poi ritornano nel loro giaciglio. Ovviamente negli allevamenti intensivi le fanno stare tutti attaccati i maiali al grasso, tutti nella stessa stanza. Immaginate se questa stanza qui si riempisse di persone, ma molto più di quelle che siamo, talmente tante da non poterci sdraiare perché non c'è lo spazio. E si vedono queste realtà. Ad anno uno hanno trasmesso come stanno i maiali che non riescono nemmeno a sdraiarsi. Inizieremo a fare i nostri bisogni dove siamo, nel giro di un attimo saremo sporchi. Dicono che i maiali sono aggressivi, se noi ci mettessero nelle stesse condizioni, uno attaccato all'altro, sempre facendo tutto dove siamo, eccetera, a tempo zero il mio migliore amico di fianco diventerebbe il mio peggior nemico. Non sono aggressivi, sono impazziscono, si difendono, sono il terzo mammifero. Ecco, guardate qua come si dibattono. Questo è quello che mi dicono, non capiscono niente, non si rendono conto di niente, non mi pare proprio. La maggioranza è pienamente cosciente, si dibatte, guardate quel maiale lì, è la consuetudine questa. Hanno, più avanti si vedrà, la vasca di bollitura in cui viene usata per legare la parte se ispida, dove hanno i peli ispidi i maiali. Alcuni arrivano ad affogare lì nell'acqua bollente perché sono ancora coscienti, sempre per il fatto che il taglio della gola è fatto in una modalità non consona. In pratica l'operaio che lo fa non è capace perché non gli è stato insegnato bene, e ancora più grave perché non gliene frega niente. Sono fabbriche di carne, non sono individui, per chi porta avanti questo. E ripeto, questi non sono dei casi sporadici, questa è la consuetudine. Se andate su, ce l'ho qua, poi lo proiettiamo, fabbriche di carne, è un dossier fatto da nostri amici attivisti che conosco personalmente, che hanno girato il nord Italia, sono entrati di notte negli allevamenti intensivi di maiali e ci saranno le immagini che vi proietterò dopo, in cui si vede come vivono. Questa è la realtà. Anche perché quanta carne c'è in un supermercato, in qualsiasi macelleria? Tanta, no? Se questi animali fossero liberi e stessero bene, ogni prato che vedete sarebbe pieno di mucche, maiali, galline. Dove sono questi animali? Di cui sono pieni i supermercati, di cui sono pieni i ristoranti, ammassati uno sopra l'altro, lontani dalla vista. Se i mattatoi, diceva qualcuno, avessero le pareti di vetro, tutti gli uomini diventerebbero vegetariani. Allora, abbiamo i paesi
paesi europei producono il 77% dei cereali, gli Stati Uniti l'87% dei cereali e il 90% della soia vengono destinati agli allevamenti intensivi, dati FAO, li potete trovare da qualsiasi parte. Gli stessi cereali, la stessa soia, se equamente distribuiti, andrebbero a sfamare il terzo mondo. La produzione di acqua, incidenza, gli allevamenti intensivi, 70% dell'acqua viene destinata a queste barbare pratiche. Poi per raccogliere l'euro ogni tanto vi fanno vedere il bambino che sta morendo di fame o di sete con l'avvoltoio dietro. Così vi prendono i soldi, che non si sa dove vanno a finire, però non vi dicono che la vera strada è semplicemente cambiare un'abitudine. Ve lo dice una che la carne la mangiava tutti i giorni. Poi mi sono fatto un esame di coscienza, ho detto al mio cane non lo farei mai e non voglio neanche che per mano mia lo facciano gli altri animali. Questi ragazzi sono di Essere Animali, un gruppo molto attivo che fa questi documentari. Qua vi fa vedere le condizioni proprio di vita. Queste sono le gabbie di gestazione dove sono tenute le strofe. In alcuni allevamenti sono addirittura legate a terra. Questi sono i vari cuccioli. Vedete, 9 milioni di maiali tenuti prigionieri. La loro vita comincia e finisce in una gabbia. Più di 50 allevamenti in Italia. Questa è una roba di 4 anni fa. Non è il paese che nessuno conosce, questa è l'Italia. Zona di parto. Queste sono delle mamme che chiunque di voi abbia avuto un figlio sa cosa si prova, una mamma darebbe la vita per il proprio cucciolo, che non possono nemmeno accudire i propri cuccioli, perché sono imprigionate lì dentro. Guardate, se le prude la schiena non si può neanche grattare perché non si può girare. Vedete, incatenate o legate a terra, questa è l'Italia. Questo è quello che viene considerato accettabile, perché... E anche in questo libro è detto, i controlli sono pianificati. Negli allevamenti lo sanno quando arriveranno i controlli e quindi ovviamente si adeguano. Si adeguano e nonostante questo è stato visto, vabbè qua vi sto citando allevamenti americani da questo libro, però è la stessa cosa. Il 30% degli allevamenti visitati durante i controlli vedevano scene di maltrattamento con pungoli infilati nell'ano o nella vagina delle scrofie o degli animali allevati. Quindi figurate voi cosa può succedere durante la quotidianità. Vivono su queste grate, tanti non riescono a reggersi in piedi perché hanno la zampina che si infila lì dentro e non si riescono neanche più a mettere in piedi. Ovviamente la mamma in natura vi aiuterebbe e in natura non vi farebbe sicuramente nascere su un pavimento del genere. A causa delle gabbie alcune schiacciano i propri cuccioli. Pensate, avere un vostro figlio, essere imprigionato e non potervi muovere ed arrivare all'assurdo di schiacciarlo. Quindi vederlo morire sotto il vostro corpo. Tutto questo perché succede? Per gola, non per necessità. È assurdo. Questa è la chiave dei mali che succede al mondo. Considerare che qualcuno, perché è fatto diversamente, non sia degno dei nostri stessi diritti, è quello che ai nostri figli diciamo che è proprio la cosa che bisogna dimenticarsi. Perché io lotterò sempre per i diritti di vita di tutti, anche di chi mi sta antipatico, deve poter vivere esattamente come vivo io. La loro vita è questa. Quando, e passano tutta la vita qua, nel reparto di gestazione, nel reparto del parto. Vedete? La maggioranza sì, tanto le fanno uscire ovviamente, senza potersi mai girare su se stesse, in attesa di un altro parto, poi quando ci sono degli aborti, o quando non producono più, i maiali sono molto prolifici, e questa è la loro maledizione. Quando ne producono meno, io uso proprio questi termini perché loro usano questi termini, viene messo un cartellino con scritto mattatoio, quello è il berro, è il maschio della strofa e la sua presenza serve solo a stimolare il calore della strofa. Dopodiché al berro viene fatto montare un manichino, vengono prelevati gli spermatozoi e le strofe vengono inseminate artificialmente provocando infezioni alle vagine e ai loro organi genitali.
tutti questi animali non hanno anche neanche il piacere di accoppiarsi col loro compagno. Ogni inseminazione è artificiale. Ecco, questo è il reparto, poi questi sono i reparti di ingrasso. L'ammassamento porta a un diffuso cannibalismo. Infatti cosa fanno appena nascono i cuccioli di maiale? Senza anestesia gli tagliano le zannette che hanno e gli tagliano la coda, di modo che non si possano appunto mordere, la coda gliela tagliano, perché i maiali hanno una coda molto lunga e riccioluta, che purtroppo qua non si vede perché è stata tagliata tutti. Ma per esempio Gorgo di Foasi, che è stato salvato a qualche mese, c'ha questa coda bellissima tutta riccioluta. Gliele tagliano perché se no la prima cosa che si morderebbero sarebbe la coda. E ripeto, non per cattiveria, per alienazione, perché impazziscono. Perché chiunque di voi impazzirebbe in una condizione del genere. Io li ho conosciuti. Io ho dormito assieme ad Alfred, che è un maiale enorme di quelli rosa. Vi posso dire che non mi ha mangiato. Sono ancora qui, non mangiano i bambini. Probabilmente se sono messi in quelle condizioni di stress e pazzia, se gli mettete dentro un bambino nel reparto di ingrasso, se lo mangerebbero sì. Ma noi cosa facciamo con i loro bambini? Perché ci dovrebbero voler bene in quelle condizioni lì? O portarci rispetto? Chi di voi, messo in quelle condizioni lì, avrebbe un minimo di empatia per il proprio carceriere, il proprio Agostino? Chi di voi? Nessuno. Parliamo anche delle deiezioni. Italia, 19 milioni di tonnellate di deiezioni a scarso contenuto organico, quindi non riutilizzabili per concimare il terreno, vengono sparse sul terreno, provocando inquinamento da sostanze azotate, che causano inquinamento delle falde acquifere, e farmaci inclusi, perché questi animali sono bombardati tutta la vita dai farmaci. Le deiezioni provenienti dagli Stati Uniti ed Europa inquinano l'acqua più di tutte le altre fonti industriali raggruppate. Questa è un'attivista che ha preso in mano uno di questi maialini. Ultimo video che voglio far vedere. No, proviamo l'altro. Per 25 anni, tra gennaio e 2000, ma non andiamo così su? Ma mi vai giù? Prova qui, sono tutti i palazzi. No, niente. Prova questo? Sì. Allora, volevo toccare anche l'aspetto del latte. Allora, io mi ricordo quando da vegetariana sono diventata vegana, avevo anche io questo stereotipo mentale che è durato pochissimo, perché mi sono informata, oddio, come farò senza latte? Pensiamo a questa cosa, nostra mamma, fino a quando è che ci dà da bere il latte? Fino allo svezzamento? Il latte è specie specifico e serve per lo svezzamento del proprio cucciolo. Poi è vero che ci sono dei casi estremi per cui un cane può allattare un gatto o viceversa, ma durante lo svezzamento. Poi ci saranno delle persone che vi spiegheranno benissimo questa faccenda qua, perché sono proprio medici, di cosa comporta bere latte vaccino per le nostre ossa. Però anche veramente logicamente, voi, tutti voi, se venisse una puerpera umana qui e vi offrisse un bicchiere del latte che ha munto dal suo seno, non lo berreste, direste ma che schifo, e andiamo a bere quello delle mucche, che sono anche completamente diverse, che sono tenute in condizioni assurde, vengono munte di continuo. La gente ti viene a dire comunque la mucca fa il latte, no, la mucca fa il latte per il proprio vitello. Quel vitello nel giro di uno o due giorni le viene levato, e da lì la frase che si usa, piangere come un vitello,
deriva da qualcosa, perché si sa. Quindi alla mucca vengono attaccate queste pompe che le spremono il seno con produzione di pus e sangue, che ovviamente si trova in tutto il latte, perché anche semplicemente anche un bambino attaccandosi al seno della madre ogni tanto può farle dai fastidi, e figuratevi delle pompe attaccate a un seno che non hanno un minimo di delicatezza. Il vitello viene mandato al mattatoio, però prima viene chiuso in dei box piccolissimi dentro i quali fa fatica a muoversi, in modo che non gli si sviluppi massa muscolare. Non gli viene dato da mangiare neanche del fieno, perché renderebbe la carne meno tenera, e soprattutto la carne, se avesse l'alimentazione adeguata, il vitello, che sarebbe il latte di sua madre e dopo un po' il fieno, cambierebbe subito colore. Perché i vitelli, i manzi hanno la carne rossa e i vitelli ce l'hanno bianca? Perché sono alergici, perché sono detriti, perché sono dei cuccioli malati. Sono tenuti tutti questi animali, eccola qua, la fase in cui si dice che non si rendono conto di nulla. Sì, in effetti mi sembra che sia proprio svenuto e non si renda conto di nulla. Dietro, qualche metro più là, ci sono tutti i suoi compagni, che oltre all'odore del sangue sentono le urla. Ci sarà un motivo per cui non vogliono salire sui camion. Ci sono delle cose che si tramandano di generazione in generazione senza un particolare motivo, se non la memoria della specie. Noi abbiamo paura, anche se adesso tanti di noi non possono essere nocivi per noi, gli insetti. Perché forse in origine, nella preistoria, o comunque ancora adesso in alcune tribù indigene, possono essere velenosi, possono infilarsi negli orifizi e possono crearci dei problemi. E quindi tanti hanno paura degli insetti, loro hanno paura dei camion, tutti. Perché hanno paura dei camion? Secondo me, se non fossero stati macellati di continuo, ci salirebbero tranquillamente su un camion. Sanno benissimo cosa gli sta succedendo. Queste mamme, le mucche da latte, durano 2-4 anni, dopodiché il fenomeno delle mucche a terra sono queste mucche che non si riescono a reggere più in piedi, e il motivo è che stanno sempre ferme, che hanno una gravidanza dopo l'altra, che vengono alimentate in una maniera non giusta per la loro specie, ma giusta per farle produrre più carne, più latte, quindi comunque non specifica per loro. Di conseguenza, stress, guardate, lei non si regge più in piedi, o lui potrebbe essere tranquillamente anche un manzo, lo si l'hanno tirato per le orecchie, l'hanno tirato per la coda. Io penso, quando vedo queste scene, chissà lui cosa stava pensando in quel momento. Racconta c'è un libro di Melanie Joy che vi consiglio, è una psicologa statunitense vegana, si intitola "Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche", e lei scrive questo bellissimo libro in cui vi parla bene del processo di normalizzazione della violenza, per cui ci viene passato che mangiare il corpo di un cadavere assassinato sia un male necessario, che non è un male necessario, è completamente non necessario. Poi la pubblicità normalizza tutta questa cosa qua, sulle scatolette della Montana, della Fimental, vi fanno vedere tutti questi animali.